Agrigento è stata inaugurata nella zona del quadrivio Spina Santa in presenza del sindaco Franco Miccichella, nuova sede della Mediacol, una società di servizi che offre occupazione a circa 300 unità. Ascoltiamo l'amministratore Francesco Monreale al microfono di Gaetano Ravanà. Francesco Monreale, in realtà il trasferimento in questa nuova sede era avvenuto già ad aprile, ma con le restrizioni non era stato possibile fare l'inaugurazione in forma ufficiale. Oggi è avvenuta, Mediacol Pentaservizi sembra ripartire proprio alla grande. Assolutamente sì. Ci siamo trasferiti ad aprile, hai detto bene tu, avevamo la vecchia sede, l'abbiamo chiusa, abbiamo voluto investire in questo palazzo così importante, così prestigioso, un palazzo a vetri nel cuore, diciamo, di Agrigento, per dare un segnale di ripartenza sia ai nostri collaboratori, ai nostri lavoratori, sia anche alla città, perché il messaggio che diamo noi è un messaggio di speranza, che con il lavoro e la dedizione si possono ottenere grandi risultati e grande crescita. E poi c'è un fatto anche abbastanza curioso, no? In un periodo di lockdown dove praticamente tutto era fermo, voi avete deciso addirittura di rilanciare, cioè dirvi pazzi è poca roba. Effettivamente è così. La decisione di prendere questo locale e di investire qua è avvenuta proprio durante il lockdown. Con mio fratello parlando abbiamo concordato che era l'ora di prendere una sede prestigiosa, di fare un grosso investimento per, come dicevo poco fa, appunto dare un grosso segnale di crescita e di speranza a tutti noi, perché se siamo qua e stiamo dimostrando con i fatti che anche le nostre realtà possono farsi valere anche a livello nazionale. Tra l'altro avete praticamente trovato il partner ideale, no? Per avere più servizi possibili. Sì, il nostro partner è un partner molto importante, che ci dà stabilità, ci dà tranquillità, ci dà grandi commesse. Non posso svelare nulla, però abbiamo in riservo un'altra commessa molto molto importante in campo assicurativo, che a breve inizieremo i lavori. Ecco, voi siete partiti un po' diciamo in sordina con qualche contratto con qualche società di telefonia, e invece poi nel giro di pochi anni siete riusciti a sfondare. Sì, siamo cresciuti. Se tu consideri che noi in questo momento abbiamo 5 sedi sparse per la Sicilia, Agrigento, Messina, Canicattì, Castel Termine, a breve ne apriremo un'altra. Questo è il segno del successo che ci contraddistingue in tutti questi anni. Noi siamo sempre cresciuti. Abbiamo iniziato nel 2010. Avevamo 25 postazioni, oggi contiamo circa 200 postazioni, oltre 200 collaboratori, 30 dipendenti, e ci possiamo considerare una grande azienda.